mattina, quello di provare con voi a mostrarvi quali sono le indicazioni della realtà piena, la storia di fondo, quali sono state le evoluzioni in questo campo negli ultimi anni. Non parlo così da lontano, vorrei solo per dire che siccome ci sono stati scoperti a fine dell'Ottocento e alcuna radiografia è stata fatta da Lundgren a sua moglie, che non so se fosse consensiente o meno, ma è stata protagonista di quella prima immagine radiologica della storia, e da quali fiorite che tutti conoscete ha poi sviluppato tutte le ricerche sulla radioattività naturale, e questo sembra all'inizio del secolo, per la quale c'è che tra l'altro ha vinto anche due premi Nobel, è stata l'unica donna che ha vinto due premi Nobel in due discipline diverse, quindi diciamo con una madre spirituale scientifica in tutta la scienza della radiazione moderna, e anche vero che si è cominciato a utilizzare la radiazione, in particolare i sali di radio, cioè quello che sono le sostanze radioattive, nelle lozioni per capelli, nelle creme, con tutta una serie di indicazioni che finché non ci si è accorti che gli effetti della radiazione, al di là di avere degli effetti in parte benefici, c'erano anche degli effetti tossici. Però questa scoperta degli effetti tossici è stata poi tradotta in medicina, e il fatto che attualmente ancora, cioè in più di 120 anni dopo, noi fondamentalmente utilizziamo la radiazione per curare i tumori, deriva tutto dal fatto che la radiazione degli effetti sono un meccanismo molto potente per distruggere le cellule. E questo lo si vedeva subito, fino a quando uno applicava i sali di radio alla pelle nell'inizio del Novecento, la pelle si irritava, e fino agli anni 30, 20-30, quando per le prime volte sono stati utilizzati per curare proprio delle forme di linfoma, per far sciogliere delle grandi ghiandole linfonodali, semplicemente attraverso l'applicazione di radiazioni invisibili come la GX o come la radiazione delle sostanze naturali. Siamo arrivati fino adesso cosa è successo? È successo che fondamentalmente la radioterapia dagli anni 50 e poi è diventata una delle modalità di cura del cancro principali, insieme alla chirurgia e alla chemioterapia. E lo scopo è stato sempre quello, da parte di chi si occupava degli oncologi che sono occupati di radioterapia, è stato sempre quello di cercare di essere selettivi sul bersaglio, cercare di colpire soltanto le cellule tumorali e risparmiare altro. Questo però non era possibile perché, come vedete da un infraoncologo debattivo, era una prima immagine del 51, le tecnologie a disposizione per poter fare questo non ci assistevano i colleghi che iniziavano ad applicare la radiazione in medicina. Cioè le macchine erano fondamentalmente a uno stato primitivo di evoluzione, per cui non era possibile andare a pensare di curare selettivamente dei tumori all'interno del corpo. Si potevano però fare delle cose che all'epoca erano molto innovative, si potevano vedere una cosa di un bimbo curato in California per un retinoblastoma con una macchina piuttosto complessa, vedete delle applicazioni di radioterapia toracica che erano esclusivamente palliative, sempre in quegli anni, ma man mano che i computer fondamentalmente prendevano il sopravvento, che avevamo delle immagini radiologiche migliori, che l'attacco migliorava, la risonanza migliorava, si è arrivati fino agli anni 90-2000 a cambiare completamente lo scenario. E ora abbiamo in molti ospedali delle parti di radioterapia piene di macchine abbastanza, come dire, fantasiose come nomi, che se uno guarda sembrano un po' dei robot sostanzialmente, le quali fanno le stesse cose in un modo clamorosamente più selettivo. In particolare siamo riusciti a smetterla di guardare soltanto la radiografia, a disegnare dei grandi campi, dei grandi volumi, ma essere molto più selettivi, con delle macchine che appunto, tra cui quelle che abbiamo anche qui in dotazione nel nostro istituto a livello di dentro, ma che ci sono in molti altri posti d'Italia, in Europa e negli Stati Uniti, che ormai sono in grado di essere veramente selettive. E nei linfomi la usiamo questa radioterapia, come la usiamo? La usiamo soprattutto nei linfomi di Hodgkin, perché il linfoma di Hodgkin è stata la prima malattia curata con le radiazioni con successo, anche con un successo che forse è stato uno diciamo, principali negli anni 60, di vantaggi in termini terapeutici nella quale questa malattia. La usiamo ancora nei linfomi di Hodgkin, anche se un po' di meno, e la usiamo talvolta per preparare il paziente al trapianto di cellule staminali. La radioterapia la usiamo in modo molto diverso, la usiamo un po' di meno e la usiamo come messaggio, ma lo saprete, quelli di voi che l'hanno fatto, o comunque conosco qualcuno che ha fatto la radioterapia, la usiamo sempre insieme a qualcos'altro, cioè è molto difficile che ad oggi facciamo soltanto la radioterapia a un paziente. Questa radioterapia è quindi molto cambiata nel tempo e il mio compito stamattina, in breve, cercare di raccontarvi un po' questa trasformazione. Siamo andati da un trattamento di come dire, che noi
piccoli che comprendevano delle regioni, per esempio tutto il collo di sinistra o tutto il collo di destra, per arrivare adesso a trattare soltanto delle singole stazioni di lifonodali all'interno del corpo, che possono essere per esempio dei lifonodi vicino al cuore, dei lifonodi vicino al liquido epatico, dei lifonodi al liquido, in modo un pochino più sereno. Nel contempo però gli ematologi e i radioterapisti si occupavano di questo, si sono resi conto che man mano che i pazienti guarivano con la radioterapia e la chemioterapia avevano anche un rischio di ammalarsi di altre malattie che erano in parte correlate con gli effetti tossici delle radiazioni e dei farmaci, soprattutto con gli effetti tossici combinati delle radiazioni e dei farmaci. Cioè si è cominciato a vedere che i pazienti che guarivano, soprattutto nel linfoma di Hodgkin, dalla malattia avevano poi un aumentato rischio di due fondamentali malattie, problemi cardiovascolari e secondi tumori. Allora si è cominciato a disegnare la ricerca da 30 anni a questa parte per cercare di ridurre il carico terapeutico, cioè cercare di mantenere la radioterapia perché funziona molto bene dentro i programmi di cura dei linfomi, però cercare di ottimizzarlo in modo che il paziente che fa radioterapia non rischi più quello che rischiava, scusatemi, 20 anni fa. E per questo abbiamo ridotto i volumi di radioterapia, abbiamo ridotto le dosi di radioterapia, abbiamo provato a utilizzare le nuove tecniche un po' più avanzate e abbiamo provato a togliere la radioterapia in quei pazienti in cui ci sembrava che non fosse così utile, poteva soltanto essere dannosa. I tedeschi hanno dimostrato in questo studio lì, non vedete neanche, ma il messaggio vuol solo dire che quando uno per esempio riduce le dosi da 30 a 23, cioè toglie un terzo della dose di radiazione per i pazienti che hanno una malattia stadio limitato, linfoma di Hodgkin, ha lo stesso successo e non succede nulla di eccesso di recidiva, quindi vuol dire che in alcuni linfomi si può ridurre sicuramente la dose, perché storicamente avevamo l'approccio a quello più aggressivo, e sappiamo anche da altri studi che possiamo ridurre i volumi, cioè quello che voi vedete alla vostra destra come campo di radiazione, vedete più scuro rispetto a una radiografia del torace, diventa il campo circondato in giallo, c'è cioè un campetto molto più piccolo. Per farvelo vedere con delle immagini di TAC, mentre quando voi eravate davanti al mondo del film, ma sto parlando di 5-6 anni fa e non di 50 anni fa, andavate a radiare quasi tutto il cuore del paziente, per forza, perché bisogna andare a radiare tutti i linfonodi delle piatine, anche quelli inferiori, compreso in questo caso quello in alto, come fosse sovraclaviare, mentre nelle immagini sotto vedete che di colpo, nel momento in cui noi andremo a radiare soltanto i linfonodi interessati, risparmiamo, ve lo vedete, vedete sul setto, risparmiamo molto bene il cuore del paziente, si vede bene in grigio. Questo ha complicato un po' la vita anche a noi, perché abbiamo dovuto cominciare a contornare tutte queste strutture cardiache, perché per poterle risparmiare dovevamo vederle. Allora abbiamo iniziato a disegnare le arterie coronali, a disegnare i ventricoli. Adesso se uno fa un attacco a un paziente che ha un linfoma, vede noi che andiamo a contornare tutte le strutture vascolari in modo più selettivo possibile, perché ci serve per poter risparmiare al paziente questo tipo di effetti. E abbiamo dei dati che ci confortano su questo, perché man mano che abbiamo cominciato a fare questa radioterapia, non abbiamo a Torino, anche nel mondo, con grande oncologia, abbiamo cominciato a approcciare il problema in questi termini, si sono ridotti sempre di più i rischi di mortalità cardiovascolare e nei pazienti, e quindi questo è un dato scientificamente provato. Nel frattempo abbiamo provato a utilizzare le nuove tecniche che avevamo dai computer per poter essere ancora più conformati laddove comunque dobbiamo radiare dei linfonodi vicini alle strutture critiche, ma proviamo ad abbracciare, come vedete qui, il cuore con delle dosi di radioterapia abbastanza elevate, cercando di risparmiare quello che c'è dietro. E questa invece è un'evoluzione degli ultimi fondamentalmente 5 anni. Cioè che prima era proprio tecnicamente non possibile. E questo ha portato anche a un'esperienza, un lavoro italiano partito da Torino, per andare proprio a confrontare questo tipo di tecniche diverse di radioterapia nell'infomania, cioè che abbiamo presentato insieme agli ematologi a Colonia, all'Unità Internazionale del Hodgkin, proprio poche settimane fa. Però soltanto il cuore ci interessa proteggere. In realtà no, ci interessa proteggere anche tutto il resto, e in particolare le ragazze giovani, che sono molta parte delle pazienti che vediamo affette dal linfoma di Hodgkin, che è un esempio importante di applicazione della radioterapia oggi, ci sono, come vedete, contornate a destra anche le ghiandole mammarie. Il problema del secondo tumore della mamma è un problema che tutte le pazienti hanno ben presente, anche solo perché lo leggono su internet, come potenzialmente causato da una radioterapia sul torace. Allora noi dovevamo anche minimizzare questo rischio.
E per farlo, secondo il docente, le dosi e i volumi sicuramente riuscite un pochino a ridurlo, e questo è in modo molto importante, e lo si vede bene dai dati di nuovo scientifici che ci dicono che tutte le pazienti che hanno fatto radioterapia con campi più piccoli e con dosi più basse si sono ammalate di meno di tumori della mammella, ma abbiamo anche provato a farlo utilizzando la tecnica, cioè cercando di risparmiare nel contempo il cuore e le gambe mammarie. Questo è un po' complicato, ma se uno sviluppa delle tecniche adattate ai pazienti con linfoma che devono essere irradiati sul torace, riesce a farlo. Voi vedete qui colorate delle cose che mi dicono poco, ma la cosa più importante è farvi vedere come in basso a sinistra noi abbiamo una tecnica che è una via di mezzo tra un risparmio delle mammelle e un risparmio delle strutture cardiache. E questo si traduce anche in un risparmio, in un non eccesso di secondi tumori, perlomeno in qualche studio di modellistica che stiamo conducendo insieme ad altri gruppi nazionali e internazionali, che ci dice che questo tipo di approccio non è pericoloso per il futuro. Quindi, andando a chiudere, la radioterapia contemporanea fondamentalmente che cos'è? È una forma di terapia che manteniamo insieme agli ematologi e agli istoclanti di trattamento laddove pensiamo che serva, però la facciamo con delle dosi più basse, perché sappiamo che in alcuni casi non è necessario sparare cannonate sul linfoma, ma si può fare con dosi più basse. Trattiamo di volumi più piccoli rispetto a prima, usiamo delle tecniche molto più sofisticate, e questo può avere dei vantaggi soprattutto nel risparmio del cuore e delle mammelle. Usiamo le immagini, siamo un pochino più selettivi nell'usare le immagini, usiamo la PET che vi ho fatto vedere il dottor Dallamini, usiamo la risonanza magnetica, cerchiamo di usare tutto quello che abbiamo per poter essere più selettivi possibile, perché se non vediamo il bersaglio fondamentalmente non riusciamo a essere precisi. E questo però è complicato con quelle cose, perché richiede un gruppo di persone che si occupano di radioterapia che abbia un'esperienza clinica e di ricerca nel campo dei linfomi. E per far questo io ci tengo davvero a ringraziare quella che è stata personalmente un'evoluzione ovviamente professionale e scientifica in questi anni, grazie a tutti gli ematologi con cui ho lavorato, ho conosciuto e al professor Riccardi con cui lavoro da tanto tempo. È stato possibile proprio costruire un gruppo qui a Torino, ma a livello nazionale, che rimettesse dei radioterapisti esperti di linfoma dentro il gruppo che pure linfomi clinico, quindi che partecipano alle scelte cliniche all'inizio e che poi seguono il paziente anche nel follow-up, il cui compito è quello di fare al paziente la miglior radioterapia possibile attuale per la loro malattia. E questo è stato possibile grazie alla partecipazione a studi clinici nazionali e internazionali, grazie al fatto che abbiamo acquisito delle tecnologie nuove, sono stati finanziati dei soggiorni di ricerca per dei giovani che sono andati in centro che facciamo la radioterapia avanzata, ed è stato creato un gruppo multispecialistico locale e nazionale. Ringrazio anche soprattutto tutti i pazienti che in realtà sono quelli che hanno partecipato a tutti gli studi, anche quelli della radioterapia, e la rete oncologica, e soprattutto la FIL e Umberto Vito in particolare, per averci coinvolto insieme al professor Riccardo in tutto questo viaggio, diciamo, di